che noi facciamo. O si fa un contratto di solidarietà facendo entrare tutti subito dentro, o si fa la settimana corta, o si fa la riduzione di orario. Poi la crisi comunque dovrà passare, ma l'importante è non perdere posti di lavoro. Abbiamo prima delle cambiali in bianco, senza fatiche, senza garanzie, ci hanno ruote diritto. Dici, ma fai sciocco culo, perché lì si piglia per la cattuccia a 200 euro mese. Se no cambierà, lotta dura sarà. Siamo venuti qua già in precedenza e lei non ci ha nemmeno accolto. Ci ha detto che il municipio era impegnato in altre faccende. Ebbene, caro signor sindaco, noi non andremo via da qua fino a quando lei non ci riceverà, perché il lavoro è dignità. Cassa integrazione, miseria e lutto, pagherete caro, pagherete tutto. Cassa integrazione, forza, tutti in corteo, forza! Ma noi adesso dobbiamo semplicemente in maniera cordiale andare a chiedere qualcosa ai nostri rappresentanti sindacali. E noi siamo signori operai! Siamo signori operai noi! Auri, due domande. No, fate due domande. Perché non faci mai rotazione? E perché non si mette in campo praticamente qualcosa per far fatica a tutto quanto? Perché in madrassi siamo 2500 e la madrassi siamo messa una via ancora. Io dico, se oggi state a manifestare e se c'è un problema serio su questa cazzo di Fiat, è perché ringraziando il Dio c'è stato un accordo sindacale. Quell'accordo sindacale è una può non piacere l'impegno che questa azienda ha assunto e che entro luglio del 2013 tutti i lavoratori devono essere riassunti. C'è scritto sulla cosa, c'è scritto sulla cosa. State fatto un'ora di assemblea. I lavoratori non sanno nemmeno contratto specifico di lavoro che avete firmato. Che cos'è? Giuda! Sì, vabbè. Nemmeno questo. Quello che mi riguarda, la Piazza Pietro di Bengi. Dove? Dove sta? Dove sta? Ammassa tutto quanto andare. Pannarella ammassa tutto quanto andare. Perciò, dopo, quando mi punta, vicini là, quando fatica, se non sta a guerra. Capito?